tutti, grazie per essere presenti questa sera. Direi un momento importante perché la storia di questo treno che un tempo da Torino arrivava a Rivarolo e poi a Pont, oggi da Chieri a Rivarolo, Chieri a Rivarolo Pont, è una ferrovia che ha segnato la storia del nostro territorio. Noi, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi sono cresciuti con questa linea ferroviaria. Oggi questo treno fa delle modifiche in corso d'opera, cambia gestore, ovvero sia dalla Midica Satti, oggi GTT, si passa a Trenitalia che dal 1 gennaio gestirà la tratta Chieri-Rivarolo. Io ringrazio la Regione Piemonte, Trenitalia, GTT e naturalmente tutti voi presenti, i sindaci, gli amministratori del territorio, i comitati dei pendolari e gli organi di stampa per aver aderito e per essere qui presenti. Ma ringrazio in modo particolare la Regione perché ha portato questa presentazione qui a Rivarolo. Presentazione che è un pochino un momento sì di presentazione di una nuova tratta, di un cambio di gestione della tratta, ma è anche un modo per dar sì ai presenti e in modo particolare agli ordini di stampa al termine della presentazione di togliere ogni dubbio facendo le domande sia a chi ha gestito fino ad oggi la Chieri-Rivarolo, ovvero GTT, ma in modo particolare a chi la gestirà da qui in avanti, speriamo in modo, sicuramente in modo diverso, speriamo di averne, siamo certi che ne avremo dei benefici senza nulla togliere a GTT, ma sicuramente è un cambio di rotta importante. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, vi presento chi sono qui al tavolo con me, vi presento coloro che hanno gestito fino ad oggi la tratta Chieri-Rivarolo che continueranno in parte a gestirla, a cominciare dall'Agenzia della Mobilità rappresentata dal suo presidente Ingegner Paonessa, Agenzia della Mobilità Piemontese, chi ha gestito la tratta fino ad oggi, GTT, rappresentata dall'Ingegner La Scala, e poi il direttore di Trenitalia Piemonte, Della Monica, Marco Della Monica, colui che ha voluto portare questo evento, questa presentazione questa sera qui a Rivarolo, il presidente della Commissione Trasporti della Regione Piemonte, Mauro Fava. Accanto a Mauro Fava, il sindaco di Chieri, Sicchero, che è praticamente l'altro capolinea della linea Chieri-Rivarolo. Io lascio la parola al consigliere Mauro Fava, lo ringrazio ancora e avrebbe dovuto essere presente anche l'assessore regionale ai trasporti Mauro Gabusi, ma per motivi personali, per motivi impegni di lavoro non ha potuto essere presente e quindi sarà con noi in altre occasioni. Porto anche il saluto, perché mi ha chiesto di scusarsi, di Claudio Leone, consigliere regionale di Rivarolo, che per un lutto in famiglia questa sera non può essere presente. Lascio la parola al consigliere presidente della Commissione dei Trasporti della Regione Piemonte, Mauro Fava. Grazie Alberto, ringrazio te per, come già fatto, la presentazione dei nostri ospiti che sono qua oggi con noi. La parte che volevo portare davanti era quella di ringraziare GTT per il servizio svolto fino ad oggi, perché mi sembra importante anche ringraziare, perché penso di essere stato un po' l'incubo di Fantini in questi ultimi 7-8 mesi, quando c'era qualcosa vedeva il telefono squillare, era un po'. E questo ringrazio tutto il lavoro svolto da GTT. Però oggi, permettetemi, è un evento un po' epocale per la nostra zona. Cambiamo, si cambia, si va verso Trenitalia, verso una funzione a livello nazionale, e abbiamo pensato bene collaborazione sia col Comune di Rivarolo, ma innanzitutto con i comitati dei pendolari, che posso dire che siamo in contatto se non giornalmente ma quasi tutti i giorni, anche con la loro pagina si sente sempre delle lamentele e cosa veniamo incontro dal 2021. Oggi siamo qua
io parlo a nome di per i comitati, siamo qua per vedere cosa succede dal primo di gennaio. Il primo di gennaio, come ha già anticipato il sindaco, si passerà sotto Trenitalia. Ed è una cosa per me straordinaria, sono anche convinto che un po' di emozione porta, perché dopo la trafila che ha già presentato il sindaco prima, passati da Salti a GTT, oggi a Trenitalia, è un evento che mi onora di essere qua oggi, di aver portato i sindaci della tratta, ma innanzitutto chi sono gli utenti che vengono a vedere cos'è che succede e cos'è che succederà nel nostro futuro. Il nostro futuro da oggi partirà con la tratta di Trenitalia da Rivarolo a Chieri, e si stanno attendendo i lavori, l'ultimazione per i lavori da Ponte arrivare a Rivarolo, sempre elettrificata, per tornare ad essere una linea completa della sua tratta, che era la linea storica che faceva Ponte Canavese Torino Porta Susa. Quello che invece e ho visto che è anche arrivato il collega Vetta, lo saluto, lo ringrazio di essere presente, ha già parlato del collega Leone che purtroppo non può essere presente, ringrazio oltre i sindaci anche le rappresentanti sindacali che ho visto che sono venute qua oggi. E che dire, più che lasciare la parola a GTT prima, che vediamo di salutarlo nei migliori dei modi e ringraziare per il servizio, ma non è che GTT ci lascia, perché GTT sostituirà come la tratta da Ponte a Rivarolo con i bus. E lo poi lasciamo parlare loro. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, sono La Scala, responsabile trasporto di GTT, trasporto ferroviario per quanto rimane. Ringrazio tutti della presenza, è un'occasione unica di poter salutare tutti e ricordare cosa è successo negli ultimi 5 anni della storia della ferrovia in breve, 5 anni in veramente pochi secondi. Nel 2016, esattamente 5 anni, nell'agosto del 2016, dall'altra parte d'Italia ci fu un incidente ferroviario gravissimo in cui su una tratta a semplice binario non gestita dal gestore nazionale, due treni arrivarono a scontrarsi frontalmente con diversi morti a bordo dei treni anche. Da quel momento il mondo ferroviario italiano è profondamente cambiato, non è più lo stesso, come se ci fosse completamente un altro mondo in cui la sacrosanta ricerca della sicurezza ferroviaria ha costretto tutta l'Italia ad adottare metodologie di gestione completamente diverse. Pertanto tutte le reti hanno dovuto affrontare importantissime modifiche organizzative, tecniche, eccetera, e come diciamo noi, per sintetizzare, alla fine avere 10 treni o averne 1000 costa quasi uguale. Questo ovviamente ha provocato contraccolpi su tutte le aziende, medio, piccole, eccetera, ha provocato sulle reti interessate una riduzione della velocità possibile, perché per motivi di sicurezza tutte le reti piccole non attrezzate sono discese a 50 o 70 km all'ora di velocità media, ha provocato il fatto che in alcuni posti dove le reti erano, diciamo, veramente secondarie, se ne sono accorti poco, perché treni che andavano a 60 all'ora che vanno a 50 cambia poco, ma in reti come queste, che interessano profondamente il tessuto abitativo e produttivo delle zone, che portano migliaia di persone al giorno, che noi abbiamo treni per il Covid, che portavano anche 800 persone a bordo, perché proprio era uno dei metodi di penetrazione migliori verso la città di Torino, questo ha creato come contraccolpo quello che noi chiamiamo la rigidità dell'orario con queste velocità ridotte. Da quel momento sono iniziati i problemi di questa tratta. A questo si può rispondere ovviamente solo con gli investimenti sulla tratta che sono in corso di realizzazione. Già a Settimo stanno lavorando, RFI sta lavorando sull'impianto di stazione, successivamente lo farà sugli impianti di segnalamento fino a Rivarolo, successivamente potrà farlo sull'elettrificazione, poi anche sull'altra linea che resta, e si risponde con la possibilità economica di poter avere un gruppo industriale che gestisce il tutto. Questo era anche l'intento dell'agenzia e della regione con il bando di concorso per l'affidamento dell'SFM1, a cui potevano e dovevano partecipare solo colossi. Poi per una serie di vicissitudini che
sappiamo, solo un colosso ha partecipato, ma adesso è qua, è pronto, stiamo lavorando da diversi mesi per creare le migliori condizioni di passaggio dalla precedente gestione alla nuova, creando i nuovi orari, preparandoci a spostare i treni, interessando il personale, eccetera. Per cui noi, come GTT, come Rete Uscente, come Exat, io non sono Satti, quindi non posso neanche nominarla questa parola perché è molto più storica di me, che sono qui solo da 3 anni in questo mestiere, ringraziamo ovviamente tutti i passeggeri che abbiamo portato, i 6 milioni di passeggeri che prima del Covid portavamo ogni anno e che avevano la pazienza di sopportare tutto quello che ho cercato di elencarvi prima. Ringraziamo chi ha la possibilità di fare gli investimenti necessari, auguriamo la migliore fortuna ai colleghi qua e, se posso, chiedo ai medesimi enti e pendolari, eccetera, all'inizio di avere un po' di pazienza anche con loro, perché la rete, la linea è la stessa, arriveranno treni nuovi, molto migliori, eccetera, eccetera. Però all'inizio, i primi giorni, per favore, abbiate pazienza con loro che, pur essendo molto più bravi di noi, sono sulla stessa tratta. Grazie, sono Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri, vi ringrazio per l'invito e per l'organizzazione di questa conferenza. L'evento, come giustamente dicevi, è epocale. Noi mettiamo molta... viviamo con emotività, devo dire, questo momento, perché il passaggio a Trenitalia è carico per noi di molte, molte aspettative, senza togliere il riconoscimento delle difficoltà che ci sono state e sono in qualche modo ovviamente esterne come problematica e come genesi rispetto proprio alla gestione in sede GTT, però questi anni sono stati duri, lo dico rivolgendomi ai pendolari. Io in passato sono stato pendolare molto soddisfatto, perché tutti i giorni percorrevo la tratta, scendevo a Porta Susa, prendevo la mia metropolitana, ha sempre funzionato benissimo. Caso ha voluto che quando ho smesso io, nel senso caso ha voluto, a me è andata bene, perché veramente ho apprezzato questa tratta e l'utilità di un treno funzionante, anche proprio come primo obiettivo nello spostare le masse e le abitudini delle persone dall'utilizzo dell'auto all'utilizzo di mobilità sostenibile, in cui dobbiamo credere noi sindaci. Questi anni sono stati anni di patimento. Ora, diciamo, guardiamo avanti con delle aspettative altissime, però rispetto a dei nodi che sono ancora non risolti, il ruolo nostro, quello dei pendolari, e nostro di sindaci, di farci portavoce. E quindi io sono qui con, devo dire, la massima comprensione rispetto a quello che è stato, e volendo dare proprio un benvenuto a Trenitalia, però porto il più educatamente possibile alcune delle problematiche che sono annose ormai e che riguardano tutta la tratta. Me le sono segnate perché sono tante, ma faccio veramente in frettissimo. Una richiesta è se ci sono aggiornamenti e previsioni per il completamento del nodo di Settimo, che è fondamentale per uscita e emissione della linea del Canavese alla linea Torino-Milano. Se ci sono aggiornamenti rispetto al completamento del sistema SCMT, quindi il controllo della marcia del treno, per superare la velocità e i limiti imposti oltre i 105 km/h. Se i treni verranno sostituiti, c'era l'ipotesi, la proiezione da gennaio, non so se sarà da gennaio, sarebbe bellissimo sentire una risposta affermativa, ma comunque entro breve, diciamo, la sostituzione dei treni con l'aumento della capienza. I treni oggi del Canavese finiscono in un buco nero, nel senso che non sono più tracciati e non si sa se sono in orario o in ritardo. Questo è un altro problema che viene riscontrato e viene sollecitato, la cui soluzione viene riscontrata da parte dei pendolari. Con la nuova gestione chiediamo di intervenire anche sull'accessibilità dei disabili. Noi a Chieri abbiamo 2 binari in stazione e i disabili devono prendere alternativamente, cioè saltare una corsa, perché c'è solo un binario che è accessibile ai disabili, e questo al giorno d'oggi credo che sia inaccettabile.
I comuni del Chierese avevano chiesto una fermata intermedia, adesso su questo non mi dilungo perché è molto particolare, a Madonna della Scala, che tra l'altro consentirebbe ai comuni di Chieri, cambiando il Pecetto, di raggiungere più agevolmente una stazione intermedia, e vedendolo come servizio metropolitano potrebbe avere un gran senso. Sempre a Chieri abbiamo speso molti fondi per costruire un parcheggio proprio sul retro della stazione, le bike box, quindi una sorta di ciclostazione. Crediamo moltissimo nella stazione, nella rete ferroviaria e nella mobilità sostenibile che questa rete ferroviaria ovviamente implementa e consente, e chiediamo fortemente che venga questo atteggiamento e questa volontà, questo approccio venga trasferito veramente su questa linea, perché questi anni sono stati veramente lunghi come patimento. Infine chiedo la disponibilità, ma che credo venga, conoscendoci io, okay, di fare un incontro simile anche a Chieri per raccontare anche ai nostri pendolari del territorio, ovviamente con tutto il rispetto dovuto e la necessità di farlo qui oggi, quindi benissimo, infatti sono venuto molto volentieri, però di portarlo anche all'altro capo per raccontare magari dopo un mese o due le evoluzioni e le nuove criticità, spero no, spero poche, ma comunque ancora da affrontare. Detto ciò, un calorosissimo benvenuto a Trenitalia. Dunque il mio ruolo in questo momento è quello di raccontarvi che cosa sta succedendo e cosa succederà, nel senso che nel momento in cui un paio d'anni fa abbiamo avviato questa procedura per l'affidamento del servizio, abbiamo messo in campo alcune idee e prospettive che le imprese che partecipavano alla procedura avrebbero dovuto sviluppare. Come sapete, stiamo parlando di un servizio che è nato nel 2012, che è stato denominato dall'agenzia SFM e che adesso trova uno sviluppo importante in questo momento. Con questa procedura noi abbiamo voluto, da un lato, rafforzare e potenziare il servizio ferroviario, e su questo le imprese, Trenitalia, in questo caso parlo di Trenitalia perché è l'impresa che ha partecipato e risulta affidataria del servizio, ha proposto e sviluppato proposta di servizio molto interessante e molto più completa. Sulla vostra linea vedremo nel giro di forse un anno il completamento dell'orario durante tutta la giornata, quindi non più i buchi d'orario a metà mattinata, e probabilmente vedremo anche un servizio, direi, meglio integrato anche nel nodo di Settimo e di Chivasso. Infatti ci sarà una linea aggiuntiva che attraverserà il nodo di Torino, che sarà l'SFM8 fra un paio d'anni. Quindi c'è tutta una prospettiva di sviluppo che vedrà questo servizio ancora più importante, ancora più rilevante per l'intera area metropolitana di Torino. Avremo a breve il collegamento con l'aeroporto, quindi da Rivarolo si arriverà a Porta Susa e si potrà con un solo cambio raggiungere l'aeroporto di Casella. In più, una delle prospettive che abbiamo voluto dare alle proposte progettuali delle imprese era quello di valorizzazione del territorio. Quindi nell'intera proposta progettuale di Trenitalia c'è un'attenzione a tutti i valori che il territorio può mettere in campo e a far sì che il servizio di Trenitalia diventi una porta d'accesso, di accessibilità verso il territorio e verso le valorizzazioni del territorio. L'abbiamo già fatto in tante altre parti del territorio piemontese, promuovendo e facendo azioni di co-marketing con gli impianti sciistici, con le fiere, la fiera del Tartufo di Alba, fino alle iniziative di tutti i territori che stanno su SFM. Anche qui noi ci aspettiamo e pensiamo che ci siano delle occasioni importanti per poter raggiungere e valorizzare iniziative del territorio. In più, un'altra cosa che abbiamo messo in campo e che sarà una delle cose che probabilmente riusciremo a vedere anche a breve è quello di far sì che il sistema ferroviario abbia una ricaduta sul territorio un po' più ampia di quella strettamente connessa all'infrastruttura. Abbiamo introdotto una serie di servizi automobilistici che abbiamo chiamato servizi automobilistici cooperativi e che
hanno una sigla che chiamiamo bus SFM XL, per dire che allargano ancora l'impatto del sistema ferroviario su tutto il territorio. E da gennaio probabilmente attiveremo dei servizi cooperativi, siamo in fase di definizione ancora perché purtroppo non siamo riusciti ancora a completare tutto, però attiveremo i servizi cooperativi e l'obiettivo nostro è quello di poter arrivare con dei servizi appunto di questo tipo, con bus che chiamiamo SFM, e questi bus arriveranno fino a Ceresole. Questo che vuol dire? Vuol dire che da Roma, da Milano, se io potrò sul sito di Trenitalia comprare un biglietto Milano-Ceresole, quindi significa avere una vetrina e una capacità di attrattività molto più ampia rispetto a quella che finora si ha. Sono prospettive, sono iniziative e progetti in campo che sono sicuro che con Trenitalia riusciremo a rendere operativi e a mettere sul territorio giorno per giorno. Do lo stesso augurio che ha fatto la Scala per l'avvio di Trenitalia. Sicuramente i primi giorni saranno difficili perché il cambio è sempre un momento di aggiustamenti e di attività, ma sono sicuro che tutti quanti insieme, nel giro di pochissimo, si arriverà di nuovo ad un equilibrio, una gestione equilibrata del servizio, una ripresa con tutte le iniziative di riapertura di cui adesso non vi parlo, ma di cui parlerà sicuramente l'ingegner della Monica. Grazie a tutti. Buonasera a tutti intanto, grazie dell'invito. Come sempre noi partecipiamo quando siamo chiamati e quindi ovviamente anticipo già di invitarvi per qualsiasi altra occasione si rendesse utile o necessaria. Devo dire che anche noi siamo molto emozionati, quindi così Refava parlava prima di un momento emozionante, devo dirlo anche per noi perché è un'occasione appunto unica, anche per un'azienda, un gruppo molto importante come Trenitalia, Gruppo Ferrovie, quella di prendere un nuovo servizio così rilevante in un nodo metropolitano, e in questo caso quello di Torino. Devo dire che purtroppo la pandemia che stiamo attraversando ha un pochino complicato quest'ultimo periodo e ha anche tolto un po' di, come posso dire, qualche sorriso, ci costringe con le mascherine, ma c'è non di meno, come prima rappresentava l'ingegner Scala, di GTT c'è stato un lavoro molto importante nei mesi passati, complicato appunto dal Covid, ma non ci siamo mai fermati, quindi ringrazio pubblicamente con veramente di cuore la collaborazione di tutta GTT che nonostante sia gestore uscente, l'impresa ferroviaria uscente, ha sempre garantito supporto e continua anche in questi ultimi giorni di febbrile lavoro. Ovviamente Trenitalia, che ho qui l'onore di rappresentare stasera, è molto, diciamo, come posso dire, contenta di attivare questo nuovo contratto che esce dalla procedura competitiva di cui parlava l'ingegner Paonessa, bandita dall'Agenzia della Mobilità Piemontese. Noi siamo sicuri che la nostra offerta sarebbe risultata vincente anche nel caso in cui avessero potuto partecipare anche altri gruppi, altre imprese, perché siamo molto orgogliosi del lavoro che il nostro gruppo aveva realizzato ed è riuscito a, diciamo, a sottoporre l'attenzione dell'agenzia nell'aprile dell'anno scorso. Finalmente ci siamo, quindi come dicevo siamo molto emozionati ma anche molto determinati nel attivare questo nuovo servizio nel migliore modi possibili. Venendo a noi e per dare qualche risposta anche puntuale rispetto a qualche domanda che è già arrivata dal tavolo, poi vedremo come proseguire con le domande della platea se ci saranno, do qualche elemento relativo all'impresa ferroviaria, quindi a ciò che facciamo noi direttamente, poi in sala c'è un collega di Rete Ferroviaria Italiana che potrà magari dare qualche elemento in più sulle domande che riguardano questioni infrastrutturali e impiantistiche, quindi poi potremo chiedere di intervenire per dare gli elementi di dettaglio. Come partirà il servizio? Noi contiamo di partire la mattina del 1° gennaio 2021, quindi senza interruzioni, fino alla sera del 31 dicembre sarà operativa l'impresa ferroviaria GTT, dalla mattina dell'1 saremo operativi noi. Per quanto riguarda la flotta di Trenitalia, confermo che utilizzeremo, perché nel nostro progetto di gara,
a regime, quindi entro 2 anni nel nodo di Torino ci saranno unicamente treni nuovi, quindi noi avremo operativi i nostri 14 treni jazz che sono già oggi operativi nel nodo di Torino, avremo 9 treni pop che sono invece nuovi, che stanno arrivando, e avremo 23 treni rock a doppio piano per circa 600 posti a sedere che arriveranno dal secondo semestre dell'anno prossimo. E a questa flotta totalmente di proprietà di Trenitalia si aggiungeranno 3 treni, i 3 Coradia, che sono di proprietà della regione e che oggi sono in uso a GTT. Dopo un intervento manutentivo di azzeramento, nei primi mesi che sarà effettuato alla fine del servizio GTT, entreranno a far parte della nostra flotta. Quindi il 1° gennaio vedrete su questa linea i nostri treni, che saranno jazz e pop. E successivamente, appena concluse delle attività propedeutiche che sono in corso con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, vedrete anche in servizio i nostri treni Vivalto, che sono dei treni navetta che sono ad alta capacità e che quindi speriamo potranno portare tutte le persone che una volta prima della pandemia utilizzavano questi servizi per muoversi sulla linea. E, come dicevo, dalla seconda metà dell'anno 2021 entreranno in servizio nel nodo anche i treni rock che saranno consegnati da Hitachi. Direi che sarà uno scenario assolutamente positivo dal punto di vista tecnico legato al materiale rotabile, perché questi nuovi treni ci consentiranno di avere nel nodo di Torino una flotta con età media minore di 5 anni che è assoluto benchmark in Europa. Quindi sarà, diciamo, rivoluzionata completamente la flotta che oggi circola, quindi un grandissimo sforzo in autofinanziamento da parte di Trenitalia, che ha creduto in questa gara e ha quindi prodotto l'offerta dal nostro punto di vista eccezionale di cui vi parlavamo prima, e quindi vogliamo rimanere saldamente nel territorio per i prossimi 15 anni, che sono i 15 anni coperti dal contratto di servizio, e sicuramente vogliamo fare bene. Direi diciamo, l'obiettivo che ci guida è solo la soddisfazione del cliente, perché chiaramente tutte le nostre azioni sono rivolte a fare in modo che i clienti che utilizzano i nostri servizi possano essere soddisfatti e possano ritornare. Quindi portiamo avanti quello che è la linea guida di tutto il gruppo Ferrovie degli ultimi anni, cioè quella di avere sempre come unico obiettivo quello appunto di portare in orario e a destinazione il cliente laddove voglia arrivare con i nostri servizi e tutti i servizi a corollario di cui parlava anche l'ingegner Paonessa, perché per rendere sempre più completa quella che una volta era solo un viaggio e che oggi noi chiamiamo esperienza di viaggio, cioè un'esperienza che si completa con l'utilizzo dei servizi a bordo e servizi di connessione per appunto completare lo spostamento o semplicemente anche arrivare all'ultimo miglio. Vedrete che i nostri nuovi treni sono dotati ad esempio anche di bagagliere per biciclette, ma anche dotate di ricarica, quindi anche per le bici elettriche potranno essere ricaricate in corso di viaggio. Sono tutti treni che sono dotati di prese elettriche al posto e del migliore comfort. Sono treni, i nostri nuovi treni pop e rock, che sono anche green, infatti Trenitalia prima in Europa ha potuto accedere ai dei green bond, che sono stati appunto una fonte di finanziamento per l'acquisto di questi treni, proprio per le eccezionali qualità di risparmio energetico che hanno lungo la marcia del treno e di percentuale di riciclabilità che arriva fino al 97%. Sono treni al contempo che garantiscono delle prestazioni notevoli sia in termini appunto di velocità, ma soprattutto di accelerazione e decelerazione, sono molto importanti in un ambiente come quello di un nodo cittadino metropolitano. Quindi noi siamo diciamo certi che le premesse ci sono tutte per fare bene. Come dicevano gli altri rotori del tavolo, chiaramente ci potranno essere dei punti di miglioramento iniziali, dato appunto il cambio epocale che ci sarà al chiudersi dell'anno e ad aprirsi dell'anno nuovo, ma contiamo che attraverso il lavoro di poter gestire ogni attività che sarà necessaria per effettuare un buon servizio. Detto questo, non lo so se possiamo lasciare la parola o al collega di RFI per rispondere alle domande che ha già fatto prima il sindaco. Può
buonasera a tutti, sono Andrea De Michieri, sono il responsabile tecnico della direzione territoriale produzione di Torino. Porto innanzitutto alle autorità presenti il saluto del nostro direttore Filippo Catalan, che per concomitanti impegni purtroppo non ha potuto partecipare questa sera. Per rispondere e entrare direttamente quindi nel vivo delle questioni che sono state poste, ecco, così mi sentite? Posso dire che RFI è da tempo già fortemente impegnata a fianco di GTT, che continua ad essere il gestore dell'infrastruttura della tratta Settimo Rivarolo Pont, è da tempo impegnata con un'attività di collaborazione sul carico appunto ricevuto dalla Regione Piemonte proprio per l'ammodernamento tecnologico della linea. I lavori sono già entrati nel vivo da tempo, sia per quanto riguarda i nodi Settimo che per quanto riguarda la realizzazione del sistema SCMT sulla tratta Settimo Rivarolo. Entrambe le attività traguardano l'attivazione per dicembre 2021, quindi con il prossimo poi cambio orario invernale e in allineamento anche poi con le ulteriori implementazioni del servizio di cui parlava prima anche l'ingegner Parmessi. Quindi le attività sono in fase avanzata. Per quanto riguarda l'SCMT, il cantiere è una realtà lungo linea. A monte del cantiere e alle spalle del cantiere, che è quello che si vede, c'è però un enorme lavoro che è stato fatto anche dai colleghi di GTT, a cui va il nostro ringraziamento per la grande collaborazione che ci hanno dato e per l'impegno profuso in questa attività, perché come diceva prima l'ingegner Lascala, GTT ha dovuto in questo ultimo anno rivedere completamente il proprio sistema di gestione della manutenzione, il proprio sistema di procedure per la gestione, perché deve introdurre nel proprio sistema un impianto, quindi una tecnologia che prima non aveva, e quindi conseguentemente per venire incontro ovviamente a quelle che sono le richieste dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è stato necessario fare questo completo adeguamento del corpo normativo che governa la gestione degli impianti di sicurezza e segnalamento in ambito GTT. I lavori a livello di cantiere si concluderanno a luglio del 2021, dopodiché ci sarà una fase che è quella che prevede poi di arrivare al rilascio da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dell'autorizzazione alla messa in servizio dell'impianto, un iter abbastanza complesso che richiede qualche mese. Nel frattempo anche in collaborazione con Trenitalia saranno fatte tutte quelle attività di collaudo e corse prova, quindi anche con propri rotabili, e quindi il sistema entrerà definitivamente in esercizio a dicembre 2021. Questo per quanto riguarda l'SCMT. Per quanto riguarda la stazione di Settimo, anche lì il cantiere è una realtà, si sta lavorando, quindi anche se vi sarete resi conto ovviamente che si sta lavorando anche fisicamente, sarà realizzato con lo stesso orizzonte temporale di attivazione un nuovo impianto gestito unicamente da RFI, quindi non ci saranno più due impianti come oggi, uno gestito da RFI e uno gestito da GTT, e quindi si avrà un nuovo apparato centrale computerizzato che governerà la circolazione e renderà ovviamente molto più fluida la circolazione nell'ambito del nodo di Setti. Scusatemi, prima non avevo fatto anche un cenno, non avevo confermato che tutti i nuovi servizi saranno visibili nei nostri sistemi, quindi il sito trenitalia.com, ovviamente l'app che accompagna già molti viaggiatori, e proprio nell'app sarà possibile anche verificare quella che è una sperimentazione che abbiamo attivato in corso di pandemia come Trenitalia, cioè la possibilità per i viaggiatori di visualizzare quanti posti residui ci sono sui treni che si vogliono acquistare, anche per i treni regionali. Questo proprio per aiutare a garantire il massimo rispetto del distanziamento, molto importante in questo periodo. Vorrei anche poi dirvi che io vengo dalla stazione, abbiamo già installato le due self-service, quindi le mettitrici che qui a Rivarolo insomma, potranno consentire l'acquisto di tutti i titoli di viaggio di Trenitalia, quindi non solo della linea SFM1 ma tutto il panorama di Trenitalia. Attiveremo la biglietteria e quindi insomma sono in corso tutte le attività anche diciamo proprio operative di dettaglio, e se ne può già trovare
una chiara evidenza. Io penso di essere stato da sempre fautore della ferrovia, proprio perché la ritengo un elemento di sviluppo di un territorio e quindi credo che sia fondamentale. Io sono sindaco della città di Quarnè, che è una città che sta sul tratto Rivarolo-Ponte. Allora, la prima domanda era avere un Gantt dei tempi, insomma, di realizzo dell'elettrificazione, cioè sapere da quando partirà e quanto possono essere i tempi per realizzarla. Seconda cosa, in questa fase c'è una sostituzione con mezzi TPL, con degli autobus. Ecco, io mi auguro che sia una sostituzione che consenta davvero ai cittadini e agli studenti di avere un trasporto sicuro e puntuale. E quindi dipenderà anche molto da quanto dovrà durare. Io spero il meno possibile, perché vorrebbe dire che avremo la ferrovia elettrificata. La terza cosa era un suggerimento, o capire se si potesse fare, vista questa fase di elettrificazione, non so se sia possibile, ovviamente i gestori sono altri, ma in qualche modo inserire della fibra ottica che possa passare un po' da tutti i comuni. Questo potrebbe essere utile anche per consentire una maggior digitalizzazione dei nostri territori. Ultimo, ma non da ultimo, capire anche il personale della GTT che è stanziale sul territorio, come verrà ricollocato la Ferrovia dello Stato. Buonasera, sono Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte. Non interessata alla tratta ferroviaria su ferro, diciamo così, ma invece interessato, quindi mi rivolgo soprattutto all'Agenzia per la Mobilità, interessato invece dal servizio su gomma. Premesso che lo sviluppo di un territorio passa attraverso servizi essenziali, ed uno di questi è proprio il servizio della mobilità, evidentemente in Canavese siamo abbastanza vicini all'anno zero ad oggi. Poi arrivo a Castellamonte, quindi questo è uno dei problemi. L'altro, pertanto davvero chiediamo che vi sia dal 1 gennaio un cambio di passo notevole. Mi aggancio a quello che ha detto poco fa Beppe Pezzetto. Ovviamente qua ci sono delle professionalità, e per evitare lo spopolamento delle nostre valli, le professionalità, i dipendenti, sarebbe giusto tenerli dove oggi, anzi sarebbe ancora meglio potenziare i servizi per quanto riguarda proprio manutenzioni piuttosto che officine. E ringrazio invece il dottor Della Monica, che ha già detto che ci sarà una biglietteria che sarà possibile magari comprare i biglietti per tutta Italia. E vengo alla mia zona. Castellamonte, sostanzialmente Rivarolo oggi è un po' il capolinea. Da Rivarolo si va verso l'elettrificazione di Fournier, Bon e quindi verso la Valle Orco e Soana, verso il Gran Paradiso, che è una delle nostre, che è uno dei nostri fiori all'occhiello, ma da Rivarolo si potrebbe anche andare verso est, quindi verso Castellamonte e verso le Porediese. Io chiederei, se fosse possibile, di avere lo stesso trattamento che poi c'è per andare oggi verso le valli Orco e Soana, anche andare verso il Castellamontese, quindi le Porediese, ovvero usare i mezzi che saranno poi usati per andare su fino a Ceresole, quindi i mezzi elettrificati, elettrici, su gomma, e possibilmente avere anche magari biglietti visibili in tutta Italia, come ha detto lei prima, ingegnere. Queste, ecco, sono le richieste.
Considerate che oggi noi siamo penalizzati due volte, perché quando il treno arriva qua in ritardo, il pullman per Castellamonte, per tutti i paesi limitrofi, è già partito e quindi tocca partire ai genitori, venire a prendere i ragazzi, oppure chi viaggia normalmente, che ha un'auto, parte dai paesi, viene qua a Rivarolo piuttosto che a Feletto e poi prende il treno per andare a Torino. E questa è sicuramente una cosa che non è comoda per quella parte di territorio. Per cui chiederei qualche impegno anche da questo punto di vista. Grazie. Grazie, buonasera. Io sono Targa Maurizio, sono un pendolare, sono anche uno dei rappresentanti del comitato dei pendolari della linea Rivarolo-Chierico. Io volevo fare una domanda molto pratica in realtà. Per quanto riguarda gli abbonamenti, quelli in essere e quelli dal 1 gennaio, cambieranno i supporti, nel senso dovremmo prendere altre tessere o continueranno a utilizzare quelle che ci sono, ma dovremmo acquistare sul sito Trenitalia? È una domanda molto pratica da pendolare. Poi siamo comunque molto contenti, penso anche i miei colleghi, sul rinnovare il parco treni, perché io parlo per me, è una settimana che quasi che viaggio al freddo, e quindi poi anche quello che riguarda il discorso che riguarda gli orari è una cosa anche molto importante, perché ci sono molti colleghi che con il cambiamento di orario che è stato fatto negli ultimi mesi hanno difficoltà, perché sono stati tolti alcuni treni e quindi ci sono chi deve prendere magari il treno un'ora prima perché quello della mezz'ora non c'è più. Insomma, queste cose sono, diciamo, quelle che interessano tra più noi, insomma, che sul treno ci siamo tutti i giorni. Grazie. Buonasera, Macri Raffaele, Guidi Trasporti. Si è parlato del completamento del sistema controllo marcia treno entro il 31 dicembre 2021 per quanto riguarda Settimo Rivarolo. Ho delle preoccupazioni. Ci sono 12 milioni di euro finanziati per il progetto di Ponte Rivarolo, per l'elettrificazione e i vari lavori. A quanto mi risulta non sono stati ancora iniziati, è stato posto solo un cavo di fibra ottica e ci dovrebbe essere anche un progetto per la galleria di Cournier. Tutta questa, diciamo, questo progetto ha un inizio, una fine? Avete intenzione di continuare ad salire con i treni fino a Ponte, oppure i treni si fermeranno a Rivarolo in futuro? Grazie. Buongiorno, parlo per conto del coordinamento per la mobilità integrata e sostenibile. Abbiamo alcune domande relative al, prima di tutto all'orario, perché parlo della persona mia, l'ultimo treno attualmente è alle 19:19 e non posso neanche raggiungere Torino per una serata, e spero che questo si risolvi. La seconda domanda è relativa all'integrazione tariffaria, cioè abbiamo sentito appunto di un servizio SFM XL con bus per esempio per Ceresole. Sarebbe ottimale se questo fosse possibile con un biglietto unico integrato, in modo da diciamo andare incontro alle persone. Poi quale sarà il cadenzamento su questa linea qua e sulla linea per Ponte? La tratta Rivarolo-Castellamonte avrà tariffe Trenitalia o sarà inclusa in GTT? È previsto il subentro del personale FS alla biglietteria di Rivarolo? Dopodiché una domanda più tecnica: che fine farà il materiale GTT? Dove finiranno i TTR, i 530 e le 668? Si saprà. Grazie. Buongiorno, sono Nastro Michele, sono assessore al comune di Rivarolo con delega ai trasporti. Qui ho sentito parlare del discorso dell'elettrificazione della Rivarolo Ponte, anche io ho sentito parlare di qualche problema relativo alle dimensioni della galleria e volevo avere delle sicurezze sotto questo aspetto, che la galleria e il tracciato fosse compatibile con l'utilizzo dei treni che verranno utilizzati e che quindi la ferrovia non si limiti eventualmente a Cournier ma possa proseguire fino a Ponte, perché questa è la ferrovia del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Seconda domanda è una domanda che rivolgo a GDT, perché in questi giorni ho sentito, noi come Comune di Rivarolo ci siamo, abbiamo avuto un grosso dialogo, diciamo, con GDT, anche qualche volta con dei contrasti, per cercare comunque di mantenere sul territorio i posti di lavoro. Abbiamo quindi un discorso relativo al discorso della ferrovia e un altro relativo alle officine dei bus. In questi giorni ho sentito dire che si intende andare a chiudere tutta la parte dell'officina dei bus, lasciando semplicemente due spazi per poter lavorare i bus, diciamo, con dei sollevatori. Volevo avere un chiarimento su questo aspetto, anche perché questo vorrebbe dire una penalizzazione e un lasciare, diciamo, la chiusura di queste officine sul territorio. Queste officine hanno una dimensione molto grande e sono molto importanti, e quindi noi riteniamo che le persone debbano rimanere sul territorio e questo debba essere un polo di sviluppo e non una cattedrale nel deserto che deve essere abbandonata. Grazie. Ma intanto grazie al sindaco e al collega, al presidente Fava, per aver organizzato questa serata, che credo sia stata una serata molto positiva, perché ci consente di confrontarci su un'innovazione molto importante per questo territorio. È stato detto anche gli interventi, in particolare dei pendolari, di quelli che di fatto usano questa tratta, sono significativi, perché qui c'è l'aspettativa, la dico così, insomma, di sempre fare in modo che sempre più si abbia la sensazione di viaggiare su una metropolitana, sostanzialmente, su una che generi questa tratta Rivarolo-Torino sia di fatto lo strumento per sentirci sempre di più territorio di una città metropolitana che si struttura e si infrastruttura per fare in modo che chi vive a Rivarolo, chi sceglie ancora, per fortuna, di vivere a Rivarolo, di vivere nelle nostre valli, abbia la possibilità di raggiungere il capoluogo per ragioni di studio, per ragioni di lavoro, in tempi non solo rapidi, ma abbia addirittura quella possibilità, appunto come avviene con la metropolitana, di non guardare l'orario, ma di arrivare in stazione e di sapere che in tempi ragionevoli può prendere un treno e in tempi altrettanto ragionevoli e con un servizio di buona qualità può raggiungere appunto il capoluogo. E quindi credo che l'innovazione che sono state, le considerazioni che sono state e gli impegni assunti questa sera siano molto importanti, perché non abbiamo motivo di pensare che non sarà così, ma insomma credo che la qualità del servizio Trenitalia farà la differenza anche per fare da attrattore rispetto a un ulteriore utilizzo, no, da parte dei nostri cittadini, da parte degli utenti, nella scelta di un mezzo sostenibile come quello del treno, lasciando a casa le macchine, per tutte le ragioni che sappiamo, insomma, l'inquinamento dell'aria, la qualità della vita, insomma la possibilità come diceva prima il sindaco, credo, come diceva prima Pezzetto, di fare in modo che la tratta ferroviaria sia davvero strumento di sviluppo sociale ed economico di questo territorio. Restano sul piatto alcune criticità che peraltro, che riprendo brevemente, si aggiungono a quelle dell'amico sindaco di Chieri, che sono state già citate, che voglio sottolinearle. Evidentemente c'è il tema del passaggio dei dipendenti, che mi pare un tema importante, significativo, qui penso che ce ne siano tanti, e hanno diritto di sapere in tempi relativamente contenuti quale sia il loro destino. C'è il tema che è stato sollevato da ultimo dall'assessore Nastro delle officine di Rivarolo. Questo è un tema importante, perché è evidente che un'amministrazione come quella di Rivarolo non può essere chiamata a caricarsi di una riqualificazione, comunque di un onere come quello di un'area così ampia, importante e significativa come quella delle officine di Rivarolo. Quindi è opportuno che tutti insieme lavoriamo per trovare una soluzione che vada nella direzione di trovare il punto di equilibrio possibile, ma il punto di equilibrio che eviti di caricare tutto questo onere sulla singola amministrazione di Rivarolo. E poi c'è il tema, da ultimo appunto citato, c'è il tema dell'elettrificazione, e su questo non aggiungo altro, ma insomma le domande sono state molto esplicite e molto chiare rispetto ai tempi dell'elettrificazione Rivarolo-Ponte. E poi resta il tema appunto dei dipendenti che sono stati trasferiti, che saranno trasferiti sulla gestione, sulla manutenzione dei bus, e che anche loro, insieme alla città di Rivarolo, hanno in qualche modo diritto di sapere in quali tempi e con quali
e in quali condizioni si pensa di continuare ad investire sulle officine, a questo punto, GTT e bus, di manutenzione bus di Rivarolo, perché è chiaro che c'è da parte loro un'aspettativa che mi sento di dire non solo assolutamente comprensibile, ma credo sia anche nostro dovere di amministratore, aspettativa a cui è nostro dovere di amministratori rispondere in modo chiaro, in modo netto, anche sui tempi di questa possibile risposta. Grazie. Grazie, buonasera, di Luca Alessandro, il CGL. Volevo solo chiedere una cosa alla Regione, ci tenevamo solo a sottolineare il fatto che non è ancora stata presa una decisione in merito all'assegnazione o meno della proprietà, alla concessione o meno della proprietà della linea direttamente a RFI per poter consentire un certo tipo di lavori oppure no. Questo, la ricaduta di questa scelta ancora non fatta di fatto ricade sui lavoratori che ancora non hanno idea di quello che succederà in futuro della loro situazione. Secondo noi, viste anche le esperienze passate in altre regioni, tipo l'Umbria, dove è stata fatta una scelta simile ed era stata tenuta in carico alla regione, è risultata poi fallimentare. Quindi secondo noi sicuramente sarebbe molto più utile per il territorio che questa invece venisse fatta nei confronti di RFI per consentire un ammodernamento come si deve. Grazie. Parto dalle richieste di viaggiatori dei pendolari e la prova d'ordine è continuità, quindi i titoli di viaggio che avete in mano potranno essere validi, i sistemi di vendita sono operativi, i treni che saranno effettuati dal 1 di gennaio sono già visibili sui nostri sistemi di vendita, quindi direi che tutto diciamo visibile. Noi ovviamente abbiamo Unica, ma questa è compatibile con le altre tipologie di abbonamento e biglietti che sono ora disponibili. Come detto, a Rivarolo ci sarà un nostro punto vendita, oltre che le macchinette sempre operative, oltre il sito, oltre l'app. E poi siamo ovviamente a disposizione anche nelle prossime settimane con i nostri punti informazione per qualsiasi altro dettaglio fosse necessario o qualsiasi dubbio venisse in merito. Circa la linea, poi una delle domande ricorrenti era la linea Rivarolo Pont. Io non posso confermare che Trenitalia ha in programma, non l'ha proprio scritto nella risposta alla gara, nell'offerta ha in programma di effettuare servizi non appena la linea sarà elettrificata, in totale coerenza quindi alla richiesta del bando. Circa questioni più tecniche relative a tempi di elettrificazione, la galleria, lascio di nuovo la parola al collega di Rete Ferroviaria Italiana, e quindi grazie. Sì, gli interventi di cui parlavo poc'anzi, cioè l'SCMT o l'attrezzaggio tecnologico del nuovo impianto di Settimo, sono solo alcuni degli interventi che fanno parte della convenzione che ha individuato RFI come soggetto attuatore per conto del gestore GTT e della proprietà che è appunto la Regione Piemonte. È compreso in questa convenzione un novero molto ampio di interventi di direi completo rinnovo e ammodernamento tecnologico di tutti gli impianti di sicurezza e segnalamento della tratta, e quindi parliamo di nuovi sistemi di distanziamento, parliamo della posa della fibra che tra l'altro è un'attività che questa è già in corso, parliamo del rinnovo completo anche dei sistemi che governano la chiusura e l'apertura dei passaggi a livello, e ovviamente anche nuovi apparati di stazione, tra cui ad esempio la CC di Ponte, quindi l'apparato centrale computerizzato anche previsto in stazione di Ponte, con un orizzonte temporale previsto dalla convenzione che traguarda il 2023 come data di conclusione di questi interventi. Per quanto riguarda invece le domande che sono state fatte sull'elettrificazione, anche in questo caso a settembre di quest'anno è stata stipulata una convenzione tra la Regione e RFI, e questa convenzione affida a RFI l'incarico di realizzare la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di elettrificazione. Ad oggi siamo a dicembre, quindi con la conclusione di quest'anno la nostra società Italfer di ingegneria, società del gruppo FS, una società di ingegneria che opera in Italia ma in tutto il mondo, quindi ha grande esperienza nella realizzazione di interventi di potenziamento infrastrutturale, ha già completato la fase di progettazione preliminare che ci ha consentito già di avere sostanzialmente
una visione d'insieme del progetto e anche rispetto a quelle che possono essere alcune potenziali criticità, ma comunque risolvibili. Vengo comunque al discorso, ad esempio, della galleria. La galleria di Cornier è una galleria di non grande lunghezza, e siamo intorno ai 120 metri, però la sagoma di questa galleria, quindi la sua dimensione trasversale, è incompatibile con un normale attrezzaggio di elettrificazione. Tuttavia le soluzioni tecniche ci sono, perché in questi casi solitamente se ne adottano due: o si fa un abbassamento del piano del ferro, oppure si va a incidere su un rinnovo, diciamo, del rivestimento. In questa fase preliminare la soluzione che sembra quella più percorribile è quella dell'abbassamento del piano del ferro. Bisogna realizzare un abbassamento del piano del ferro di circa 50 cm, con conseguente ovviamente modifica anche del piano di piattaforma, perché come sapete i treni hanno limiti di pendenza e quindi occorrerà fare un'attività di abbassamento che interessa ovviamente un tratto molto più lungo rispetto a quello della galleria, quindi dell'ordine di 600-700 metri. Detto questo, quindi l'interferenza è risolvibile, quindi tecnicamente, diciamo, quindi costituisce ovviamente una criticità, ma una criticità per cui sono individuabili delle soluzioni tecniche. Ora, ovviamente potremmo dire qualcosa di più nel momento in cui sarà conclusa l'attività di progettazione definitiva, che al momento traguarda la data di ottobre 2021. Al termine poi di questa fase di progettazione definitiva si aprirà poi un'ulteriore fase, che ovviamente sarà quella della progettazione esecutiva e dell'esecuzione, e in questo caso ovviamente ci sarà da parte di Regione un ulteriore incarico, che quindi poi vedrà impegnata RFI quale soggetto attuatore anche della fase esecutiva. Ovviamente, diciamo, attendiamo i risultati della progettazione definitiva poi perché si possa fare una programmazione di maggior dettaglio su quelli che poi saranno i tempi, diciamo, anche di esecuzione dell'intervento. Dal 1 di gennaio ci saranno nei lavorativi 44 treni al giorno, quindi un servizio alla mezz'ora nelle ore di punta, con un servizio all'ora nelle altre fasce orarie. Per quanto invece riguarda il personale che oggi opera sulla SFM1, sempre in continuità con il bando di gara, che ormai avete capito è un aspetto molto rilevante per quanto riguarda il servizio che attiveremo dal 1 di gennaio 2021 nel nodo di Torino, il personale che appunto opera oggi in GTT nell'ambito di questa linea passerà a far parte della grande famiglia di Trenitalia il 1 di gennaio 2021, quindi immediatamente all'inizio dell'attivazione dei nostri servizi. Quindi sono in corso proprio in queste ore, è in corso la finalizzazione delle procedure necessarie in questi casi, e quindi anche su questo stiamo lavorando, insomma, in maniera importante, ma contiamo che sia tutto ok dal primo giorno dell'anno prossimo. Poi forse lascio la parola all'ingegnere La Scala, che voleva riferire rispetto a una delle altre domande. In realtà la risposta è in continuità. Tutto il personale di GTT interessato all'esercizio ferroviario è in corso di passaggio adesso a Trenitalia. Oggi ne abbiamo passati una dozzina già, hanno finito le loro pratiche una dozzina di persone, le prime interessate da questo. Devo dire che in tutti i casi lo fanno, oltre che con una destinazione, con un gruppo estremamente importante industriale a livello nazionale e anche europeo, lo fanno a condizioni economiche e di tutela del salario, eccetera, che nel peggiore dei casi sono uguali a quelli attuali, in genere sono migliori. E questo interessa tutto il personale direttamente collegato all'esercizio di questa linea e poi della prossima, quando questo avverrà nel primo gennaio 2023, per quanto riguarda la linea Torino Ceres e i servizi collegati. Relativamente al personale che non rientra in questo perimetro, poiché come previsto nel bando di gara Trenitalia non intende usufruire degli impianti di manutenzione ferroviaria presenti su questa tratta,
tutte le istituzioni recentemente, quindi il prefetto, l'assessore ai trasporti della regione, la sindaca di Torino, l'assessore ai trasporti di Torino, le organizzazioni sindacali che erano presenti, la regione l'ha già detto ovviamente, il nostro amministratore delegato, hanno convenuto di garantire a tutto il personale non interessato al passaggio a Trenitalia comunque una continuità lavorativa in base alle ovviamente professionalità possedute e alle necessità dell'azienda in cui restano. Le biglietterie di Rivarolo, era una delle domande, continuano a essere gestite dai bigliettai di Rivarolo, recentemente cambiano sistemi di vendita, cambiano casacca, cambiano tipologia di servizio, ma vengono mantenuti. A proposito del personale non direttamente disponibile, utilizzato per l'esercizio ferroviario, devo ricordare che proprio recentemente, addirittura in anticipo rispetto a quanto avverrà il 1° gennaio con il passaggio dei servizi, già alcuni di questi sono andati a rinforzare le risorse della manutenzione bus che viene effettuata a Rivarolo. Grazie a personale ex ferrovia abbiamo raddoppiato la capacità operativa di questa officina, che ovviamente proseguirà nelle attività congruentemente ai servizi bus attestantisi in quest'area, che verranno poi definiti dagli enti territoriali, eccetera. I nostri impianti sono abbastanza nuovi, alcuni sono abbastanza vecchi, la normativa colpisce un po' tutto. Una delle normative che in Italia colpisce molto è quella relativa ai certificati di prevenzione incendi che, pur non facendo riferimento nel nostro caso a situazioni di pericolo evidente, eccetera, richiedono adeguamenti e investimenti per cui possono essere necessarie temporanee riduzioni della disponibilità di spazi all'interno dell'officina bus. Ma il personale di Rivarolo continua a operare a Rivarolo, eventualmente utilizzato in missioni presso altre officine della zona. Sui veicoli abbiamo detto, alcuni di questi fanno parte del materiale che utilizzerà Trenitalia nel servizio futuro, in questa linea, eventualmente anche su altre, secondo sua scelta, previo ricondizionamento e adeguamento allo standard di Trenitalia. Su altri, la stessa normativa, che sempre deriva dal 2016, che ho citato più volte, crea il termine vita di alcuni di questi materiali nel 2021. Anche qui l'adeguamento al decreto gallerie, l'adeguamento antincendio, l'adeguamento alle regole di interfaccia internazionale creano la necessità di importanti investimenti su tipologie di treni che ormai sono obsolete rispetto al momento attuale. Domenica scorsa, due LN 668, quindi quelle che erano qua utilizzate sulla tratta diesel, hanno eroicamente raggiunto il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, dove potranno continuare la loro vita come rotabili da museo e, ove possibile, creazione di treni storici. Gli ETR Y, per ciascuno dei quali servirebbero 1.200.000 euro per l'adeguamento agli standard attuali, ma comunque sempre utilizzati, investiti su un treno degli anni 90, non più adeguato alle attuali condizioni, sono in corso di valutazione da parte della Regione Piemonte, temporaneamente saranno spostati da questa linea per fare spazio. Per quanto riguarda i treni TTR, cioè i Minuet, eccetera, noi li utilizziamo già nell'altra linea, abbiamo anche lì in corso degli studi per poter spostare alcuni treni verso Ceres, verso Torino, per utilizzare sull'altra linea, e mentre gli altri tornano nella disponibilità della Regione Piemonte, che individuerà degli utilizzi comuni, perché questi sono ancora treni moderni. Allora, cerco di dare qualche risposta sulle altre domande. Dunque, uno dei temi più ricorrenti è ovviamente sapere cosa succederà, perché c'è un cambiamento e tutti hanno
chiarito e detto che c'è un cambiamento, e quindi questo è un tema che stiamo cercando di affrontare in tutti i modi. Purtroppo l'anno che è trascorso, che è stato un anno che ci ha visto molto rallentati in tutte le attività, perché è un anno di pandemia, di lockdown, eccetera, ha un po' rallentato quelle che erano tutte le scelte e le azioni che stavamo mettendo in campo, ma stiamo lavorando su tutti i fattori. Ce ne sono alcuni importanti che è stato messo in evidenza e che comunque costituiranno un cambiamento per il territorio. Uno è il sistema tariffario, perché tutto è in continuità, però in realtà nasce una differenza, cioè finora il servizio ferroviario era gestito da GTT in maniera diciamo unica con gli autobus, e quindi c'era un sistema tariffario unico in Piemonte perché era la tariffa di GTT, era proprio autorizzata anche dalla regione come tariffa GTT. Invece adesso avremo un'altra prospettiva, cioè la tariffa ferroviaria diventa ferroviaria, è quello che fa sì che in tutta Italia si possa vedere queste località sul sistema tariffario di Trenitalia. Però ovviamente la tariffa Trenitalia non cambia come valore unitario. È certo che per esempio da Castellamonte si utilizzerà un biglietto, lo dico perché c'è il sindaco ha fatto la domanda, utilizzerà un biglietto di GTT per arrivare fino alla stazione e poi da lì utilizzerà biglietti di Trenitalia. Quindi lì è un sistema che in qualche modo dobbiamo gestire. Rientrano però all'interno di un sistema integrato in cui le singole questioni saranno affrontate e diciamo risolte volta per volta secondo le criticità che vediamo e che possiamo risolvere. Questo c'è, è sicuramente una discontinuità, e la discontinuità porta ad alcune variazioni, alcuni cambiamenti. Nel caso in cui riuscissimo a realizzare, cosa che, su cui stiamo lavorando, il biglietto da Ceresole a Torino, sarà un biglietto ferroviario unico, non sarà da cambiare, sarà un unico biglietto con un'unica tariffa che più o meno conosciamo, perché è quella che è calcolata sulla distanza 30 km. Le altre domande che invece arrivano e che comunque sono anche in questo caso strettamente connesse a quello che è il progetto, sono domande che riguardano come cambia la programmazione dei servizi, che cosa ci aspettiamo, quale sarà l'ultimo treno, come saranno gli orari dei treni. Sono tutte domande che sono quelle che poi, su cui noi lavoriamo e che sono quelle che poi ci aspettiamo. Perché? Perché significa che il sistema ferroviario che stiamo mettendo in campo è proprio quello che deve essere, che vuole essere, cioè un riferimento per la mobilità del territorio, a cui poi tutti gli altri, tutti i soggetti che si muovono fanno riferimento per le loro scelte. Chi ha chiesto se l'ultimo treno delle 21, delle 20 e 19, non mi ricordo qual era, è l'ultimo, ma la prospettiva non è che rimanga sempre l'ultimo, in funzione di quanto più la domanda cresce, di quanto più il servizio ferroviario diventa importante per il territorio, tanto più questi servizi avranno degli sviluppi. Come dicevamo, all'interno della proposta di Trenitalia c'è una crescita del servizio sull'intero SFM, quindi sull'intero servizio ferroviario, non sulla Rivarolo, in generale, sull'intero servizio ferroviario, di più 23% di treni, quindi ci sarà un incremento notevolissimo di servizi ferroviari sull'intero nodo, perché è una scommessa per tutti, è una scommessa per portare più utenti, una scommessa per far crescere ancora più il ruolo di questo servizio. Anche i servizi automobilistici che oggi non abbiamo inserito nella prima programmazione saranno comunque programmati e coordinati sui nodi ferroviari per far sì che l'intero territorio possa godere di queste infrastrutture nella maniera migliore possibile e utilizzarla al meglio possibile secondo le esigenze di tutti gli utenti del territorio e secondo le esigenze che man mano emergeranno. C'è un fattore ovviamente che dobbiamo tenere in conto e che è quello che per il momento ci guida e che su cui ogni scelta che dobbiamo fare deve essere ponderata, che è anche quello delle risorse che impieghiamo, cioè non è trascurabile aggiungere o togliere un treno, non è trascurabile potenziare il servizio automobilistico, non è trascurabile fare delle scelte di potenziamento o scelta di mettere dei treni bimodali per un periodo limitato fin quando poi non sarà completata l'elettrificazione. Si tratta di scelte che riguardano sempre spese di svariate centinaia di migliaia di euro o di milioni di euro, quindi non sono scelte che possiamo fare a cuor leggero,
anche in considerazione del fatto che le risorse su cui contiamo sono risorse limitate, non sono infinite, sono quelle che oggi abbiamo a disposizione e che stiamo cercando di spendere al meglio. La proposta di Trenitalia si basa su questi presupposti: spendere le stesse risorse, forse anche un po' di meno, aumentare di molto i servizi, aumentare di molto la qualità del materiale rotabile. Su questo noi siamo sicuri che nel breve periodo troveremo e riusciremo a realizzare tutte quelle richieste che avete messo in campo e pian piano cercare di soddisfare tutte le richieste che il territorio farà venire avanti. Chiederei soltanto ancora due o tre domande un po' telegrafiche, perché loro giustamente sono le linee ferroviarie che rappresentano la linea ferroviaria e alle 19.10 hanno il treno per ritornare in città. Per le tematiche del traffico che purtroppo ci sono, l'FS, mi sente? L'FS cosa può disporre, visto che nel periodo soprattutto, certo non adesso che c'è il coronavirus, ma quando si parlerà di vacanze, di snellire le strade dalle macchine, dai camion, dall'inquinamento e da tutto il resto che quello che comporta, l'effetto fa quello che facciamo una volta, oppure si è letteralmente calmato il famoso veicolo a secco? Grazie. Buonasera, sono Daniela Rocco, sono del comitato dei pendolari canalesani. Avrei una richiesta. Noi avevamo ottenuto, dopo varie lotte, anche grazie a Mauro Bava, dei rimborsi per i ritardi. Però ad oggi non tutti hanno ricevuto una risposta. Oltretutto io l'ho ricevuta quasi subito e ovviamente è specificato che potrò utilizzare questo bonus sull'e-commerce di tutti entro 12 mesi. Io sinceramente ho l'abbonamento in scadenza a maggio o giugno per l'annuale, ovviamente non potrò più andarlo a comprare sul sito di GT, ma dovrò andarlo a acquisire sul sito di Trenitalia. Che fine farà questo mio bonus? Grazie. Allora, io sono il sindaco di Ferretto. Abbiamo avuto lo scorso anno la disgrazia di avere la stazione chiusa per parecchio tempo. Finalmente poi, proprio grazie anche all'intervento della Regione, siamo riusciti a ripristinarla. Non vorrei che nel corso di questi lavori la stazione di Ferretto, essendo quella sempre più penalizzata perché tra Rivarolo e Mosconero, quella più vicina, subisse di nuovo delle chiusure. E in secondo punto il lavoro che si fa sui passaggi a livello, a Ferretto, purtroppo la ferrovia taglia quasi a metà il paese. Quindi abbiamo due passaggi veicolari e anche pedonali che spero che vengano mantenuti. Probabilmente, magari senza più avere queste attese di un quarto d'ora, 20 minuti per il passaggio dei treni, però in ogni caso che siano mantenuti, perché una cosa di questo genere, la chiusura di questi passaggi a livello, vorrebbe dire tagliare a metà un paese e costringere le persone a fare il giro dei due sottopassi, quello del territorio di Rivarolo e quello del territorio di Ferretto, che sarebbero veramente una disgrazia per il paese. Ecco, vorrei informazioni all'uopo. Parto dall'ultima domanda, poi torniamo indietro alle precedenti due. Circa la questione del passaggio livello, direi che noi abbiamo, come posso dire, previsto di realizzare l'orario che era in corso prima della pandemia, quindi direi che le condizioni dovrebbero essere mantenute rispetto anche al contesto cittadino che lei ha rappresentato ora. Dopodiché credo che, ripeto, come noi siamo sempre disponibili a trattare qualsiasi segnalazione, anche GTT Infrastruttura, che è gestore appunto della tratta Rivarolo VII, sarà altrettanto disponibile ad eventualmente valutare qualsiasi istanza del territorio in merito anche alla segnalazione sui passaggi a livello. Però direi che andiamo in continuità con quello che era l'orario pre-Covid, quindi verranno mantenute le stesse condizioni precedenti.
ripeto, poi ci aggiorniamo all'attivazione del servizio. Ah, vuoi integrare? Ho parlato di interventi di ammodernamento degli impianti tecnologici, ma non di chiusura definitiva. Poi per quanto riguarda l'istanza della viaggiatrice, risponde la scala di GTT per il rimborso. Per quanto riguarda invece la domanda del signore, direi che confermiamo che il gruppo ha tante iniziative e vedrà che anche per il proseguo potrà trovare delle iniziative relative all'alto seguito di cui lei faceva domanda, quindi rimanga sempre sintonizzato con i nostri canali di comunicazione e troverà appunto le iniziative del gruppo. Lascerei la parola all'ingegnere La Scala per la questione della viaggiatrice. Purtroppo l'emergenza sanitaria non è finita, quindi non sappiamo esattamente se, quanti e quali abbonamenti continueranno a dover essere rimborsati, eccetera. Speravamo tutti di essercela cavata con la prima ondata, ma siamo nella seconda, non sappiamo la terza. Il trasporto non è più lo stesso, passeggeri che si immaginava facessero già l'abbonamento a settembre, hanno giustamente pensato di non farlo vedendo come erano le condizioni. Però gli abbonamenti sono formula, e formula prosegue. È vero che Trenitalia ha la carta unica compatibile con il biglietto VIP e con i nostri sistemi tariffari, però l'abbonamento è formula, quindi il sito e-commerce GTT continua a vendere formula, e tanto non sono soldi di GTT né di Trenitalia, sono soldi di formula che poi in base ai traffici vengono ripartiti fra le aziende. Noi pendolari onesti compriamo l'abbonamento tutti i mesi oppure una volta all'anno con l'abbonamento annuale. Ci sono parecchie persone che continuano a viaggiare e si sentono comunque adesso giustificate dal fatto che c'è questo malfunzionamento e non pagano nulla. Allora, mancano comunque i controllori. Io sono stata a casa per un certo periodo durante il primo lockdown e non credo che ci fossero i controlli in quel periodo, ma da marzo in poi nessuno mi ha chiesto. Mi è capitato una volta o due uscendo dalla metro, perché vabbè, prendo la metro, di conseguenza molte volte ci sono dei controlli, ma due o tre volte in un anno la GTT non mi ha mai più controllato, e non è corretto questo comunque per voi, perché comunque se poi mancano anche le risorse, io credo che voi non ci potete più dare servizio. Allora, come dicevo prima, e spero che quindi possiamo concludere positivamente, noi abbiamo in testa la soddisfazione del cliente. Per noi il cliente è una persona che utilizza i nostri servizi e che paga quindi il biglietto, quindi vi invitiamo a farlo chiaramente, e vedrà che faremo in modo di essere presenti anche da quel punto di vista. Nel concludere la serata e ringraziare, io volevo ringraziare e dire a tutti che sono stato onorato di questa sera di presenziare insieme ai miei colleghi qua. Questa serata è stata molto costruttiva e diciamo l'indice di dare una buona partenza a Trenitalia dal 1 gennaio. Rinnovo gli auguri a tutti per le prossime festività natalizie, saranno un po' come saranno per via della pandemia, ma sempre buone feste a tutti. E ringrazio ancora il Comune di Rivarolo per aver messo a disposizione questo locale e dare la possibilità ai comitati e a tutti coloro che non sono intervenuti stasera per sapere qualcosa in più per l'avvenire. Lascio però la parola al Sindaco di Rivarolo. Semplicemente per intanto ringraziare GTT per il lavoro svolto in questi anni, grazie, per fare gli auguri a Trenitalia, per il futuro, che il futuro di Trenitalia passa anche dal Canavese. E io ricordo che quando giovane studente viaggiavo tutti i giorni sul treno, allora passava tutti i giorni in tutti i treni il controllore, e quando si avvicinava a Rivarolo diceva: passeggeri, a Rivarolo si cambia. Ecco, io direi a Rivarolo, ma per Rivarolo intendo tratta Ponte Chieri, dal 1 gennaio veramente si cambia. Grazie a tutti e buon Natale e buon auguri. Volevo soltanto comunicare che noi il 1 gennaio per la prima corsa saremo con il direttore del Piemonte di Trenitalia alla partenza del primo treno verso Chieri, e da Chieri sarà la rappresentanza della regione con il sindaco per la partenza da Chieri verso Rivarolo.